Antonin, che partita è stata? Questa il Verona è stato bravo anche a pareggiare qui a Udine, un punto pesante in trasferta. Sì, è sempre così perché Udine gioca molto un calcio fisico, c'è tanti giocatori con la qualità, fisicità, e poi difendono molto bene, difendono, giocano palla lunga, così quello sapevamo, ma ancora più pesante per noi era che loro hanno fatto subito gol e poi noi dovevamo dimostrare tutta la partita per segnare, non era facile. E siamo sicuramente oggi siamo contenti per il punto e lo prendiamo come quasi tre. Ecco, che carattere questa squadra che è rimasta appunto nella partita fino alla fine, ci ha creduto e ha ottenuto questo pari alla fine, è un punto proprio di carattere, l'avete voluto fortemente. Questa squadra secondo me crede sempre, ci abbiamo un ottimo feeling che lo vogliamo dimostrare ogni partita, perché quella è la nostra forza che non molliamo mai e anche sentiamo, devo ringraziare anche i tifosi perché era un'altra spinta per noi e anche per quello noi siamo riusciti a fare quel gol alla fine. Tu non avevi mai tirato un rigore in Serie A e adesso ne hai tirati tre, li hai realizzati tutti, sapevi già di essere così bravo dagli 11 metri? Le tiravo prima in Repubblica Ceca, ogni tanto anche con la nazionale, ma sì, rigore secondo me è più devi stare bene con la testa, devi avere la fiducia e quello io secondo me ce l'ho e riesco a stare anche bene, che credo di me e credo che riesco a fare gol. I numeri dicono che il Verona sta facendo veramente un ottimo cammino, adesso c'è una sfida bellissima da giocare sabato in casa, peraltro con la Juventus. Giusto, è un'altra opportunità per noi perché a casa abbiamo vinto tre volte in fila e così vogliamo sicuramente di nuovo ora fare vedere che possiamo combattere con tutti e possiamo vincere anche ancora la Juve, dobbiamo recuperare bene e preparare meglio questa partita.